un altro bel gruppo di ragazzi pronti per andare dentro e sostenere poi gli esami cosiddetti di riparazione. Partiamo con Marika, giusto? Sì. Allora, Marika, che è della classe prima scientifico, liceo scientifico, dici un po' la trepidazione, ti vedo un po' agitata, sei tesa? Sì, dai, un pochino, alla fine sono tornata 2 giorni fa dalle vacanze, quindi è un po' difficile rialzarsi alle 7 del mattino o anche prima per venire a scuola, però si fa tutto con buona volontà per riparare i debiti. Debiti, chiaramente. E tu hai avuto qualche debito in sì. più durante le vacanze? Ti sei portato i libri? Quanto sì, tempo sì. hai dedicato allo studio? Adesso non so di preciso quanto tempo ho dedicato al mio studio estivo, però comunque ho cercato di mettermi sotto a studiare. Bene, quante sono le materie compromesse? 5. 5, va bene, non le diciamo. Passiamo la parola al tuo collega, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ok. Allora, presentati. Ciao, sono Lorenzo. Sì. E vengo dalla classe prima dello scientifico. Perfetto, Lorenzo, quest'anno non è andata benissimo, però c'è sempre tempo. Quante materie? 5, come l'hai? 5 materie, perfetto. E in qualche modo anche l'estate vedo che tu sei meno abbronzata di mai. No, sono andato in vacanza il 1° di luglio a Varazze, Liguria. Ah, che bello, quindi ci sono state le vacanze, hai dedicato parecchio tempo allo studio. Sì, sì. Ok, questi primi giorni di Covid, distanziamento, com'è andata? Boh, è andata bene, però non è come andare prima a scuola, cioè è un po' brutto tenere la mascherina. Cioè, però si fa. Sì, si fa, sì. C'è la responsabilità. Noi ti ringraziamo, passiamo Nulla. La parola a Francesco, anch'io della classe prima e scientifico. Perfetto. Vado infatti in classe con lui. Certo, non mi dire che hai avuto pure tu 5 materie. No, 3. Ah, bene, quindi sì, è andato sì. un po' meglio. Sì, ti dici quali? Matematica, fisica e latino. Perfetto, qual è la materia più gettonata? Nel senso che ci sono più... Penso latino. Sì, sei latino, va. Latino. Che marica, approva. Latino è quella. Quanto ti è mancato il contatto con i tuoi amici? Tanto, parecchio. Soprattutto 5 mesi chiusi in casa, senza fare niente, senza uscire, è stato brutto. Benissimo. E ora ci sono tante belle, c'è tanta voglia di riprendere. Sì, sì. Sei pronto? Io sì. Benissimo. Prontissimo. Questo mi fa solo piacere. Vi ringraziamo ragazzi, in bocca al lupo e vi lasciamo entrare se non fate tanto. Grazie a lei. Grazie a lei.